Allora, parliamo ancora adesso di chi sta facendo qualcosa nell'emergenza e ho con me Domenico De Maio, che è direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Buonasera e benvenuto, direttore. Allora, l'Agenzia Giovani, anche la sua agenzia in prima linea in questa fase di emergenza. Ci vuole raccontare? Buonasera a voi. Cosa state facendo in questo momento? Sì, l'Agenzia Nazionale per i Giovani ha... Innanzitutto non si è fermata, ha continuato a portare avanti le attività di gestione dei programmi europei e soprattutto, diciamo, quello che era nato un anno fa come un network di associazioni su tutto il territorio nazionale, circa 44 associazioni con 600 giovani attivi nel gestire delle radio, si sono attivati nei confronti dei territori ed è venuto fuori uno scenario interessantissimo di ragazzi attivi in tante regioni d'Italia, chi nella produzione di mascherine, chi nella costruzione di reti solidali per fare spese per persone bisognose, chi ha costruito dei laboratori a distanza per persone con disabilità. Ed è uno scenario interessantissimo, ed era l'idea quella di costruire, di non finanziare semplicemente dei progetti, ma costruire una rete di giovani che potesse sostenere le comunità. E nel momento in cui, diciamo, noi stiamo vivendo tantissimo la nostra comunità, la nostra prossimità, chi, diciamo, non solo più il quartiere, ma anche proprio il proprio palazzo, questa rete di giovani sta dando una spinta fortissima. E soprattutto mi piace ricordare che ci sono delle scadenze. Il 7 maggio i ragazzi possono presentare dei progetti all'Agenzia Nazionale per i Giovani per il programma Corpo Europeo di Solidarietà e ricevere anche un finanziamento. Ecco, ci vuole dire come si può fare e come possono i giovani mettersi in contatto con la sua agenzia per anche aprire, insomma, diciamo, una collaborazione? Assolutamente, c'è logicamente il nostro sito che è agenziagiovani.it e il 7 maggio, cioè la prossima scadenza del programma Corpo Europeo di Solidarietà, possono partecipare o delle associazioni ma anche gruppi informali, quindi un minimo di 5 ragazzi anche senza un'associazione che hanno un'idea di solidarietà sul territorio e possono presentare un progetto e ricevere un finanziamento anche di 10.000 euro. Quindi questo è un segnale per cercare anche di rendere i ragazzi non solo protagonisti di un'esperienza che può cambiare anche la loro vita, perché i ragazzi che vivono questa esperienza acquisiscono tante competenze, certo, ma aiutare anche il territorio. Quindi visitare il nostro sito e monitorare la prossima scadenza che, come dicevo, è il 7 maggio. Grazie, grazie Domenico De Maio, buon lavoro a tutti i giovani, a tutti voi dell'Agenzia Nazionale dei Giovani. Grazie davvero per questo contributo e adesso è venerdì, io mi sposto.